Gandhi, buonasera a tutti. Ciao Dante, come stai? Ciao Fabri, bene, grazie, tutto ok. Buono, ti sei presentato proprio bam! Oggi giusto in tempo. Buono, buono. Io a quest'ora dovrei cenare, però. No, lo so, lo so. Dai, un po' di dieta ti fa bene. Ma senti, un cazzo. portati la roba, no? No, adesso poi vado a mangiare. Ok. Allora, senti un attimo, anche oggi gran bella diretta. Sì. Abbiamo i mitici, ne parliamo adesso, Andrea Moretti. Allora, fatemi uscire anche il banner. E Di Marco Andreani. Maggio di Andreani Group. Andrea è più parte commerciale, Marco è proprio la persona che ha sviluppato e a cui potrete fare delle domande. Oggi, mo vediamo di corromperlo a settembre. Per un altro follow-up, tanto la diretta lo sappiamo che la gente inizierà a seguirla, soprattutto nei prossimi giorni. Abbiamo avuto un'adesione altissima, non so se hai visto, No. stiamo parlando di mediamente 5 volte di più di risposte rispetto alle interviste più viste. Il tema è sentito, quindi ci saranno domande. Senti un attimo, Andreani, vabbè, grande gruppo, lo conosciamo, poi ce lo dirà Andrea e Marco. Andiamo avanti. L'unica cosa che vi chiedo, ragazzi, iscrivetevi ai vari canali perché almeno rimanete aggiornati. Quindi chi sta seguendo adesso, e lo ricorderò anche dopo, avete una piccola iscriviti al canale. Per piacere, pigiate, non facciamo spam, non mandiamo email. Però è per tenervi aggiornati, che basta un cambiamento. Ok? Li facciamo entrare? Vai. Eccoci qua. Ciao, Ciao Andre, ciao buonasera. Marco. Ciao, ciao. ragazzi. Ciao. Come Niente. state? Bene, Bene, molto bene, dai, direi molto, bene. molto bene, sì. Caldo, si sta bene. Fa un inferno di caldo. Sì. Noi stiamo aspettando il temporale, qua sembra che adesso faccia l'ira di Dio, Sembrerebbe. ma vabbè. Speriamo. Invece a Dante in Austria com'è il tempo che... Beh, al In fresco, Austria, penso. io non È un sono. modo di dire Io che non i capisco. meridionali viviamo Ah, in Austria. no, io vivo in una vallata di due fiumi, per cui zanzare e umidità è come se piovesse. Oh mio, buono, In più buono. mi stanno facendo il 110, ho i condizionatori staccati, di conseguenza non posso neanche tenere le finestre aperte che non ho zanzariere, per cui io sono quello piazzato peggio. Diciamo se è il top. Il top. Al top. Sentite Bello un fresco. attimo, scusatevi se mi interrompo, se vi potete introdurre, Andrea e Marco, e poi voglio dire come setteremo la puntata così tutti si organizzano con le Muoio. domande. Vai. Sì, adesso allora comincio io, vabbè, perché ormai con Dante penso che mi sento abbastanza di casa con tutti. Però avevo piacere proprio di presentarvi la mia dolce metà, quindi è Marco D'Angelo, nonché il mio collega, il tecnico, che è la persona che con me, diciamo, Ormai ormai siamo diventati da fratelli. 3 anni è su questo progetto del Tenere, dai, questo progetto che non lo so. Sembrerebbe prendere abbastanza piede, Sì. come si è appunto visto. Io, prometto, lavoro Beh. da 17 anni lì, appunto in questa azienda. E ho collaborato con anche Boano, comunque team nell'enduro, ho fatto comunque motocross e minicross, e adesso con lui dall'anno scorso siamo partiti con questo progetto bellissimo e Emozionante. emozionante, direi, e devo dire che è figo, detta proprio Funziona? papale papale. Funziona, il materiale è bello, funziona, sono contenti, nelle gare comunque ci conoscono, il materiale funziona e sono tutti, dai, comunque sempre lì. Io devo dire che sono molto contento, si è aperta un'altra realtà che non conoscevo onestamente, grazie a lui, perché appunto lui è un appassionato, credo, di super enduro, enduro, e io bene o male ero sempre sul monocilindrico, avevo
l'azienda era partita appunto con il monocilindrico, con il cross, quindi col cross, il mini cross, l'enduro, fino a poi arrivare a, ad aprirsi appunto questa porta delle, delle maxi enduro e del rally. Ottimo, ottimo. In Italia sicuramente siete leader, giusto? Su questa categoria. Speriamo, speriamo. Diciamo che siamo arrivati un po', forse, tra virgolette, per primi, perché invece, rispetto a Marco, il mio ruolo in aziende è quello invece di trovare, adesso in parole povere, quello che può funzionare o non può funzionare. Diciamo che adesso il discorso delle max enduro è un settore in grosso incremento, crescita, lo chiamano adventuring, adesso si chiama adventuring, tutto quello che è collegato a io posso uscire da casa, mettermi un paio di stivali, prendere la moto, fare strade bianche, fare un po' di anche un po' di fuoristrada, tra virgolette, impegnativo. Molto la gente si sta appassionando anche al discorso della navigazione, ma adesso è una cosa che noi sinceramente seguiamo meno. E sì, sì, è stato uno dei primi progetti che ho seguito quando sono arrivato in azienda. I numeri per il momento ci stanno dando ragione, adesso è anche l'interesse, ma penso che poi per entrambi la soddisfazione più grande è vedere che la gente è contenta, quindi scusa, oltre alla passione. Scusa se ti interrompo, Dante, tu sei stato uno dei primi clienti, giusto? Sì, sì. Sul kit del... Io sono stato, io ho... Sì, non ho incontrato Andrea in fiera, ho la sua collega che adesso mi sfugge il nome, al Lakeman, prima della l'ultima prima del Covid, e sì, casualmente chiacchierando, bravo, bravo Diego, bravissimo, e chiacchierando ho chiesto se avevano qualcosa a disposizione. Mi ha detto, c'è una forcella da testare del Teneré, e mi ha guardato e mi ha detto, ma tu ce l'hai? Io ho detto, sì. Allora, lunedì spedisci per piacere. E io lunedì ho spedito. Bello, bello. E poi di lì, insomma, è cominciata, lui mi ha passato Andrea, abbiamo col team, ho accontentato alcuni piloti, sia con i mono, col precarico idraulico fighissimo che non c'era nessuno, e sia con la forcella, insomma con tante belle cose. Siamo anche riusciti a un mio pilota ha anche preso una 48, insomma tanta roba. Sì, dei prodotti prima ne parleremo, quindi se siete d'accordo volevo illustrare come organizziamo la puntata a chi ci segue e a chi ci seguirà, se siete d'accordo, va bene? E poi iniziamo con... A disposizione. Allora, l'idea, ragazzi, è di partire, lo dico a chi ci segue da casa, di partire un attimo a capire come si settano delle sospensioni. Ovviamente, ragazzi, già vi dico, non rispondiamo a domande come sono le sospensioni del Teneré di casa madre, quello non è giusto non farlo, invece si possono... Se posso Fabrizio, dico che già è una buona base di partenza, comunque sia, non... Che una delle cose che io vorrei un po' smitizzare è il fatto che noi ci chiedono già le tarature o dei settaggi, ma cioè, ognuno ha un utilizzo differente di questa moto, perché è una moto all-around, cioè nel senso a 360 gradi, per strada, fuori strada. Con lui ne abbiamo visto gli utilizzi più disperati, gente che ci fa i salti nella pista da cross, quindi il discorso è che secondo me già Yamaha lì ha fatto un ottimo lavoro, e io non poi... Cioè, parliamo di Yamaha che ha degli ingegneri a seguito che fanno paura, quindi progetto già nato bene per me. Io certo, non sono un ingegnere, ho studiato meccanica, però posso dire il mio. Poi noi da lì abbiamo messo una pezza su tutto il resto, nel senso, a seconda delle richieste che ci sono state fatte dall'amatore al pilota e tutto il resto, abbiamo cercato di assecondare tutti. Come ha detto anche Dante, partendo poi spesso inizialmente da test, perché il materiale va provato, riprovato, testato, e capire la direzione. Anche noi a volte
Marco di solito alla nomea che ci prende a culo, ci prende la prima botta, che però la prima botta significa spesso poi utilizzare il banco prova, utilizzare, testare prima. Diciamo che quando noi arriviamo a testare il materiale, già quando usciamo dall'azienda siamo già all'80% sicuri di quello che stiamo facendo, che sta facendo. Io poi mi freno un po' perché poi mi faccio prendere. Che stiamo, però lui sì, è la figura che è, può rispondere a tutte le domande in assoluto che hanno in mente. Sì, esatto. Quindi l'idea è, grazie per questa precisazione Andrea e Marco, l'idea è di impostare, ragazzi, la puntata, lo dico per quelli a casa, innanzitutto a partire da come migliorare, da come si settano delle sospensioni. Quindi se avete delle domande, Dante, delle domande di come si setta senza cambiare... No, ce n'è già una. È vero, però ma bisogna dire a voce o ce n'è... a parlare? Sì, ma la, c'è già una domanda sotto che ci hanno posto... Però la domanda, Dante, è esattamente... Ci sarebbe di più eventuali regolazioni da provare, sì, rispetto alle impostazioni base. Oddio, impostazioni base... Vabbè, la nostra cartuccia fondamentalmente è già nata per un uso realistico, comunque è più tosta, è più dura, è più sostenuta. È più escursione, è più alta, è tutto... è portato al massimo che può fare quel tipo di forcella. Andrea, come? Andrea, sì. Ascolta, ti faccio io la domanda perché logicamente parto e mi immedesimo, ok, in quello che ha scritto il ragazzo sotto e quello che pensano gli altri. Partiamo da un presupposto. La cartuccia Andreani che voi fornite, che tipo di regolazione ha? Sia dalla parte alta e eventualmente dalla parte sotto del piedino. Allora, sotto sul piedino non ha niente praticamente. Ha solamente sui capi, compressione, e l'altra parte invece l'estensione. Ok? E il piedino sottostante, praticamente il funghetto originale viene solamente messo per ancorare la cartuccia sul piedino, ma fondamentalmente non ha nessun tipo di funzione. Ok? Perfetto. Quindi quello che tu vai a regolare è sul tappo, che per questa regolazione qua abbiamo anche il precarico delle molle, sopra, sempre sul tappo. Certo. Okay. Per cui lavorando, dando dei click nella forcella di sinistra, stando sulla moto, logicamente. Estensione, per cui chiudendo in senso orario ottengo una frenatura dell'estensione, giusto? Esatto, esattamente. Bene. E aprendo ottengo. Dipende tutto sempre comunque dalla sensazione di guida che si ha sulla moto, il tipo di terreno dell'utilizzo. Diciamo che muovere, noi consigliamo sempre. Diciamo che l'ideale sarebbe. Diciamo che Marco, l'ideale, io lo dico per aiutare. Sì, dicevo per aiutare chi ci ascolta, no? Lo dico per aiutare chi ci ascolta, perché lo so che è difficile, tutti vorrebbero, no, poterle provare e avere di fianco uno come te che gli dice ma la vorrei un po' più sostenuta, e tu con un cacciavite in mano fai miracoli, no, come diceva una nota canzone, è quel genio del è bravissimo, bravissimo. Allora, a questo punto io direi, consiglierei, no, di segnarsi su un foglio di carta quello che ha in quel momento la moto che stiamo provando. E poi, no, sempre segnando su un pezzo di carta, un click apro, un click chiudo e inizio, o due click, via, insomma, quello che è, e inizio a partire dalla regolazione della forcella. Ma sono permessa, vai. Che non sono sulla cartuccia Andreani, non sono click, ma sono giri sopra.
non sono giri. Sì, hai ragione, è vero. Carico, sono click. Quindi qual è il metodo? Bravissimo. Un attimo. Quindi, allora, quando si installa la cartuccia, uno ha praticamente il tecnico che la installa, dentro troverà un foglio con tutte le varie nostre regolazioni che deve andare a mettere, come si monta il livello dell'olio e la precarica. Questa è quella di base, fondamentalmente, che cioè, va bene per quasi tutti gli utilizzi, o meglio, per la strada va bene, magari per il fuoristrada andrebbe magari più aperta, però ci si muove sempre di mezzo giro, un giro alla volta, non di più, perché sennò si va poi dopo ad intervenire male e non si trova più il lume della ragione. Quindi fondamentalmente noi, quando la consegniamo nella scatola, chi la installa dovrà metterla di compressione che ha 4 giri totali, ok? 4 giri totali, sia dalla gamba sinistra che dalla gamba destra, andiamo a mettere a 2,5 giri dal tutto chiuso. Ok? E la regolazione di base è questa. Poi il precarico stesso si va a, diciamo, ad ottenere misurando la molla internamente, cioè io vado a installare la molla, gli metto lo spessore che va a precaricare, gli metto il tappo, la molla dentro ha già un precarico standard che è 7 mm. Poi con il tappo vado a ulteriormente a precaricarne la molla, ma meno di 7 non andremo mai, perché dentro la molla è precaricata 7. Ok? Claro. Noi tendenzialmente su questa moto, essendo una moto pesante e tutto, andiamo a precaricare, oltre i 7 che sono dentro, 7 fuori, quindi andiamo a 14 mm. Abbiamo due molle, sostanzialmente, due molle, diciamo, con un carico diverso. Abbiamo la 55 newton e la 60 per accontentare un po' tutti i pesi, ecco, dagli 80 al 110 kg abbondanti. E facciamo conto che comunque la molla di serie è una 53. Quindi abbiamo, su questa cartuccia abbiamo già due molle più dure con dei carichi diversi e un'idraulica più sostenuta che rende appunto più ovattato la buca e più sensibile quando si prendono le piccole asperità. E diciamo che quando si va ad ottenere un salto violento, la forcella è tendenzialmente molto progressiva, perché sotto, sul basamento sotto, c'è un altro pistone che funge da valvola di fondo, dove questa diciamo frena l'andamento in compressione e la rende meno violenta nelle alte velocità. Fine corso idraulico, tecnicamente lo chiamiamo. Chiaro. Però io volevo anche sfatare, perché all'inizio con Marco abbiamo avuto un sacco di richieste di riders che ci chiedevano di tutti questi carichi di molle dure, eccessive. Una moto da 200 kg, se la forcella non lavora, non curva, ragazzi. Quindi toglietevi dalla testa sti carichi. Cioè è una moto che va in assoluto tenuta abbastanza seduta dietro e comunque in curva la moto deve caricare. Sicuramente ha meno trasferimento di carico rispetto all'originale. Lì siamo andati a lavorare tanto. E comunque dai set di base che vi sta dicendo lui, lo step comunque Andreani rimane un buon step, funziona diciamo abbastanza bene e si ottiene una bella forcella più tosta di quella che diciamo che è quella di serie. E è vero, come diceva Andrea, comunque resta sempre una cartuccia aperta con i suoi limiti, i suoi pregi, e volendo fare lo step c'è la forcella, che la forcella comunque è una forcella pressurizzata con delle molle un po' più basse, perché le molle sono da 53, però il funzionamento della cartuccia chiusa Ohlins è completamente diverso rispetto a una cartuccia aperta Andreani. È una cartuccia pressurizzata, ha un'idraulica molto sostenuta e diciamo che è dedicata per un uso corsistico, quindi tendenzialmente siamo andati ad usare delle molle un po' più morbide, perché sennò sarebbe diventata un palo. E quindi, come diceva anche Andrea, la moto può fatica a girare e quant'altro. Buono. Poi non curva. E poi non curva. Quali sono le tipiche domande che adesso loro
non le faccio, Dante, perché ancora non ho visto una domanda. Dopo le vediamo le domande commerciali. Per ora ce ne sono due commerciali, quindi le voglio fare dopo. A livello tecnico, Andrea e Marco, quali sono spesso le cose più frequenti che vi vorreste ripetere ora e che sono spesso le cose che vorreste dire alle persone che devono sapere del vostro kit o in generale della sospensione? Parli kit Andreani, kit Olis, cioè sì, generalizzato. Sì, parliamo di voi, della vostra esperienza. Quali sono le domande più frequenti e allo stesso tempo le risposte più frequenti che... Io ho visto la domanda più sbagliata che spesso sento è mandami la forcella con una taratura, ma non è che noi con le tarature facciamo miracoli o siamo dei maghi o ci inventiamo qualsiasi cosa. E il discorso parte sempre dal feedback che tu mi dai sopra la moto, quello è il fatto, cioè non... Che problemi hai tu con quella moto, cosa ti trasmette, perché c'è chi magari ha problemi, la sente più sulla vela anteriore che sul posteriore, quindi noi da lì ci muoviamo. Anche quello che stava dicendo Marco, la prima Fortuna 48 è stata fatta proprio su una richiesta di chi poi con questa moto si voleva correre, ma correre significa farsi un campionato di motorelli o... Adesso non ci stiamo già muovendo per le gare africane, quindi già siamo passati a uno step successivo di sviluppo che stiamo ancora testando. Però è in base sempre alla richiesta del... Ripeto, partiamo dalla base che la moto funziona bene. Quella moto va bene, un utilizzo stradale medio, la moto funziona bene. E poi dopo cosa ci vuoi fare con questa moto? Come ti piace guidare? Perché né io né te utilizziamo quella moto nella stessa maniera o abbiamo lo stesso modo di guidare, quindi da lì cerchiamo di accontentare quello che ci chiedono. Sì. Esatto. Sono stati fatti due mono, uno tra virgolette per un utilizzo più a 360 gradi, l'altro è un mono che mena proprio per un utilizzo off-road, crossistico e enduristico. Un po' più estremo. Un po' più estremo, perché le gare che stiamo vedendo noi, abbiamo dei piloti signori che stanno facendo un Motorelli che è più vicino a noi enduro, cioè una cosa, l'ultima gara che siamo stati giù in Abruzzo, hanno fatto veramente pietre, sassi, mulattiere, cioè sono chapeau, abbiamo visto dei risultati allucinanti, Motturi ha fatto una cosa eccezionale. Assolutamente, ha fatto secondo... Alla... Io guardo, mi pare secondo sabato e terzo, quarto domenica. Sì, quinto. Sì. Una cosa del genere. Faccio io un'altra domanda perché logicamente essendo noi nella pagina Yamaha Tenere Italia, sia io che Fabrizio che siamo lì che leggiamo, scriviamo e facciamo, vi pongo io una domanda che molti chiedono, no, quando hanno comprato magari il kit della forcella Andreani, la più 30, giusto? Il kit è più 30. Kit cartucce. Il kit è più 30. Sì. Bravissimo. La domanda è, quando ho montato, mi hanno montato la forcella kit più 30, devo sfilare la forcella all'interno della piastra? E di quanto? Tendenzialmente per riportare il baricentro originale si dovrebbe sfilare di 30, tra virgolette, però comunque è una moto che tendenzialmente resta, come diceva anche pure Andrea, un po' più seduta perché si guida meglio in velocità sostenute, un po' più quindi bisognerebbe sfilarla, io dico sempre 25 sul mono originale. Poi, ovvio che se uno c'ha un mono pastrocchiato, un mono nostro, un mono Olins, il mono Flow, allora lì è un altro paio di maniche. Per esempio, la G2010, che lo alziamo di 3 mm, il rapporto del leveraggio tra il leveraggio e la ruota è 1-3 sulla Yamaha Tenere, più o meno. Quindi se noi abbassiamo o alziamo di 1 mm, la moto di conseguenza si alza di 3. Quindi facciamo conto che noi dietro abbiamo alzato di 4 mm, andiamo a 12 mm. Fondamentalmente cosa succede? Che abbiamo
preso un centimetro e due, detta in centimetri. Quindi fondamentalmente in avanti non devi più sfilare 25, ma andrai a sfilare qualcosa meno, perché sennò la moto ti rimane un chopper, ti rimane molto molto coricato. Troppo puntato, certo. Esatto. Molto puntato, quindi normalmente... Sì. Mono... Perfetto, ottima spiegazione. Dopo dipende un po' dal mono che hai montato, perché... Fondamentalmente il discorso dell'ammortizzatore è un 90% della moto, cioè come tu guidi la moto, in base a come setti il posteriore, di conseguenza andrai a misurarti con l'anteriore, perché comunque il posteriore, come ho detto pure, è un 80% di come si guida una motocicletta, perché le sensazioni lo senti sul culo, detta così. Anche perché quello, certo, che consigliamo comunque è una moto da 200 kg. C'è una domanda? C'è una domanda, sì. Allora, sì, no, finite prima, no, Andrea. Stavo dicendo molto, molto velocemente. Finite, Marco. Sì. Questo ragazzo chiede se i nostri upgrade comportano qualche sorta di perdita di garanzia. No, penso di no. Oddio, no, penso perché in Italia non c'è nessun tipo di certificazione per le sospensioni o altro, non viene richiesto. Noi quello che ci teniamo a sottolineare è che i nostri prodotti comunque sono utilizzo gara, race, quindi solitamente, secondo me, se uno ha un utilizzo stradale della moto, adesso le cartucce non so quanto possano servire, ma logicamente dipende ognuno cosa vuole dalla moto, che livello di guida ha e a che livello ci vuole portare. E chiudo brevemente quello che stava dicendo Marco. Una moto da 200 kg puntata in avanti in una discesa, pietraio o altro, è una slitta, non la fermi. Quindi quello che cerchiamo noi di cercare sempre, uno, di dargli trazione. Sono moto che vanno guidate in sicurezza, perché una moto da 200 kg quando ti parte non la riprendi. Non puoi essere il Botturi della situazione, ma non la riprendi, perché comunque ha una massa che non ti permette di essere ripresa. Quindi quello che cerchiamo di dare noi, oltre al discorso della performance, è anche un discorso di sicurezza sulla moto, perché sono moto che quasi tutti guidano poi peraltro sull'avantreno, quindi se non è un avantreno ben solido e non è una moto bilanciata, poi difficilmente riesci a divertirti, perché poi diventa anche fisicamente molto stancante da guidare. Chiaro. E vi parla uno che non guida più una moto da un anno, che sto guidando una Vespa, quindi mi sta anche tirando il culo di questa cosa, però vabbè. Ed è anche caduto. Sì, portarli al rosticino. Certo, per smerdare al massimo. faccio un'altra domanda, che sono le solite. Vabbè, poi sentiamo cosa dice Angelo. Dunque, per quanto riguarda il mono, ok, se uno non ha, giustamente, non possiamo fare i conti in tasca tutti, no? Se uno non ha i soldi da spendere per comprarsi un mono aftermarket dei vostri, è possibile andare a modificare un mono standard e migliorarlo rispetto a, diciamo, a quando esce standard da fabbrica? Guarda, noi Tino, da quando ho cominciato a lavorare, dal 2006 che parliamo di, appunto, di questi revolving, diciamo che la nostra azienda lo fa da quando è nata, quindi il nostro lavoro è proprio anche questo, quindi rivalvolare l'ammortizzatore, rifare una taratura, modificarne le componenti, le altezze no, perché su qualche mono non puoi, originale, però la taratura, le molle si può fare, tanto che ho fatto fare anche degli spessori dedicati per modificare la molla del Tenere, che la molla da 70 per tutti, quasi tutti, è troppo morbida, e quindi dobbiamo optare per una molla più dura, e giustamente uno non avendo soldi può comunque avere una molla un po' più dura montandolo sul mono originale. Tutto questo sarebbe meglio rifare con la taratura. Una molla un po' più dura, magari il mono, già che è un po' sofferente, e comunque di serie sono tutti schiumati, perché comunque dentro c'è un sistema con un bladder, dove comunque l'aria passa dentro l'olio quando scalda,
e quindi quando si fa una bella revisioncina, si fa una taratturina magari un po' più durina, un po' più frenata, e si mettono e si mette anche una molla più dura Hollins, perché c'è solo quella, e si può raggiungere un buono step, un buon compromesso. Bene, io la sapevo la risposta, però la domanda l'ho dovuta fare. No, no, ma è importante, Dante, che fai queste domande che sono... Ma no, ma sai perché, Fabrizio? Allora, io arrivo dall'enduro, ok? Ho avuto K, ho avuto Yamaha, ho avuto Squadna, ho avuto SVM, ne ho avute un po'. È palese che la prima cosa che facevo quando la moto arrivava a casa, vabbè, il primo giro lo facevo così per provare la moto come usciva. E poi la prima cosa che ho sempre fatto è cercare un buon forcellaio, okay? Un buon sospensionista, e almeno mandare la forcella a far revisionare. Questa, e la forcella migliora tanto, prende già un bello step, okay? Senza dover andare a svenarsi a volte per spendendo soldi eccessivi. Questa realtà da molti non è mica compresa, cioè pensano che per forza di cose la forcella come esce di casa deve andare bene. Certo, se vado a fare il giro dietro casa, ma se voglio, io sto parlo di off-road, logicamente. Sì, sì. È palese che la forcella, perché esistono questi ragazzi? No? Perché esistono, e non solo loro, concedetemelo ragazzi, ci sono tanti sospensionisti, sempre, no? Sempre beh, ci mancherebbe altro. Tu sei più giovane di me, sei bravo, Però Tino, okay. Interrompo un secondo, ti interrompo un attimo, è una cosa che comunque adesso noi al di là di Yamaha lavoriamo con quasi tutte le case, c'è una, ma certo, una legge, è una cosa che è unificata per tutti. Tutte le moto di serie escono con una taratura che va dai 75 agli 85 kg. Adesso anche Fabrizio ha lavorato per Honda, quindi penso che mi conferma questa cosa. È per un utilizzo della moto media, cioè qui stiamo parlando di livelli poi che si innalzano sempre di più. Quindi è anche difficile proprio dare un centraggio della moto perché sia uguale per tutti. Quindi in questo modo, quello che mi sta dicendo Marco, riusciamo anche a lavorare magari facendo qualcosa di dedicato anche sull'originale, capito? Sì, sì, comunque non è escluso. Ma certo, ma certo. Sentimi. No, mi volevo collegare, scusa Dante, che molti si lamentano che in due la moto reagisce in maniera diversa. Ragazzi, è normalissimo perché moto con bagagli in realtà non è la situazione standard. Cioè, state parlando di una moto che va dagli 80 kg, mettiamo, fino a oltre i 300, non possiamo pensare che la forcella o il mono possa avere un'escursione. Cambia il comportamento dinamico della moto. Cioè. Esatto. Si può ottenere per andare in giro in due, però poi dopo in uno non viene gestita bene. Sì. Esatto. Quindi, purtroppo, tanto è un cane che si muove. Se io ti faccio una taratura per un peso di 150 kg... tu, i bagagli e la moglie che non è 60 kg, il primo tombino, quando la prendi da solo è a pelle di leopardo per terra. Esatto. Dobbiamo cercare anche noi di, in maniera non tecnica, perché il tecnico è lui, quindi... No. Lui ma te infatti... la spiega meglio, io te la dico proprio... No, ma è così, Andrea, è giusto che parliamo ma così. Ma io... Da bar te la dico. Andrea, io ce l'ho un po' con quelli che nelle pagine, nei forum, su Facebook, fanno la domanda: ragazzi, quanto olio ci va nella cartuccia della forcella? Cioè, ecco, quando uno pone una domanda del genere, io la prima cosa che gli dico è... fermati un secondo, non toccare niente, c'è gente che lo fa per mestiere, spendi due soldi, cioè fai una telefonata, spedisci il pacco, ti torna il pacco con i parapolvere nuovi, con l'olio giusto, zio fa male. Sono come quelli che si fanno il cambio dell'olio della macchina, ok?
e comprano la latta da 5 kg, nella macchina ce ne vanno 4, e loro cosa fanno? Beh, ci sono quelli anche tutti e 5. Portano, ci sono quelli anche che ci portano l'olio a noi per cambiarlo. Yeah. Bra, anche. Altra cosa. Risparmiano sull'olio, ma non risparmiano sulla manodopera. Altra cosa, lo so, anche l'olio ha un, sulla forcella, sui muoni, è un fattore importantissimo. Noi facciamo il test anche sull'olio, quindi. Sì. Però non è che facciamo test, cioè, non è l'insalata. Cioè, abbiamo. Ogni quanto consigliate di cambiare, di fare il cambio dell'olio della forcella di un tenere in uso off-road? In uso off-road? Off-road io consiglio ogni 20 ore, 25 ore massimo. Perfetto. Soprattutto se bene, torni dalla Sardegna. Queste... Esatto, poi finisco. Ma... Se... Si vanno a prendere percorsi un pochino particolari dove la forcella prende acqua, fanga e altro, allora bisognerebbe poi rivederla, perché anche prima più vai avanti più può rovinare cose delle comunque componenti, quindi ovviamente dopo invece di fare una revisione semplice devi appunto cambiare tutto, che dopo la spesa diventa esagerata, ecco. diventa importante. Quindi io direi ogni certo. Fabrizio, c'era sì, una ventina di ore. Fabrizio, c'era una domanda. Allora, la leggo. Questa è molto carina perché riguarda anche una bella domanda. Come? È una bella domanda. Sì. Quindi ho il set più 30 davanti e un all-ins dietro, sfilato di 15 mm. Dietro le regolazioni sono molto sensibili e la trovo un po' scalciante. Sicuramente non sono riuscito a gettarla bene, a regolarla, penso a regolarla dire. Bene. Sì. Allora, sì. Dipende. Allora, innanzitutto bisogna vedere il cliente che tipo di ammortizzatore ha, perché comunque c'è l'Olins che comunque è più alto, oppure c'è l'Olins originale che è interasse di serie, oppure il Flow che comunque è ancora più alto rispetto a quello che facciamo noi. Quindi ci sono tre tipi di ammortizzatori. Quindi sfilare 15 mm davanti, mi viene a dirti che secondo me dietro lui ha la G2010, che è quello magari più alto di 3 mm, ok? Mi viene a dirti così perché lo sfilamento non è altissimo. E la regolazione normalmente certo. Dallo standard, noi partiamo circa a 10 scatti di compressione e intorno a 8-9 scatti in estensione. Se scalza sulle buche in successione e in apertura di gas, fondamentalmente Olins TTX vostro, ecco, vedi? Quindi è quello già più evoluto, quindi è ancora meglio. E lo trovo scalzante evidentemente perché l'ammortizzatore di per sé come ammortizzatore è un ammortizzatore tosto, bello strong, per un uso appunto, come diceva anche Andrea, un po' più sul crossistico, un po' più sull'estremo. E direi di aprirlo un pochino in compressione, l'ammortizzatore ha di compressione 12 scatti e da tutto chiuso aperto 12, quindi ne ha 12 totali, io direi di metterlo a 7, questa è la regolazione standard. In estensione ne ha 18 da tutto chiuso e tendenzialmente io tengo intorno a 8-9 scatti, questa è la regolazione di base. Se la moto scalza in accelerazione o nelle piccole asperità in successione dove ci sono delle buche e non tiene la strada, evidentemente magari perché è un troppo frenato di estensione e quindi andrebbe aperto un pochino per la ruota di copiare tutte le buchettine, quindi scalza meno fondamentalmente, perché tutti pensano ma scalza, chiudo il ritorno, sbaglia completamente, perché comunque l'ammortizzatore deve permetterti di copiare le buchette. Guarda chi c'ha, chi è venuto a salutare. Il nostro super allora, rider. Noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. No. Adesso che sono arrivato io non andate via. Però per chiudere velocemente, noi abbiamo un numero in attesa. Ma scusa, ma perché dov'è lui? È materiale nostro, quindi se c'è qualsiasi domanda possono sicuramente anche chiamarci in azienda, non abbiamo anche piacere. Non gestiamo il privato, però ripeto, il materiale nostro è massima disponibilità e assistenza. Dal momento che è arrivato questa figura di cui noi non sappiamo nemmeno il nome
e nemmeno c'è dove scritto. Sia in questo c'è momento c'è scritto sotto lì, ci guarda, salutiamo Niccolò. Nico, dove sei? Biasi. Sì, ma sì, chi lo... è? Ma chi ciao, è? Ragazzi. Ciao. Ciao Nico. Nico, sono... dove sei? Sono dove sei? Ma ieri? C'era la musica, sono qui. Dove? Ah, eccolo lì, sono in Yamaha Italia. Ma in India dove sei? È giorno. Siamo, beh, qui è sempre giorno, in Yamaha c'è sempre il sole che splende. Che par tanto. E c'è anche il vento per fare male. No, siamo, sono a una festa qui in Italia con tutti i grandi capi di Yamaha, con Colombi, con Lussana. Ma si può dire dove sei o... A Lesmo, in Yamaha Italia. A Lesmo, in Yamaha Italia. Salutaceli. Sarà fatto, sarà fatto. Bello, bello. Nico. Ma perché non c'è anche il nome del secondo uomo? Là, vedo solo perché io sono ospite. E Andrea? Lui ha preso il mio cognome. Io sono tirato come ospite. Sono venuto volentieri perché c'eri te, se no non venivo. Oh, grandissimo. Perché guardate che quel signore lì di fianco a Andrea Moretti è quello che fa andare... È colpa sua se te ne arrivano così bene. Che complimento, l'eccatona. È stato, abbiamo cominciato a lavorare insieme dal primo giorno che abbiamo messo il Tenere per terra e ha sempre lavorato benissimo sin dall'inizio e adesso se io e soprattutto il Bottu riusciamo a fare quei tempi lì lo dobbiamo tantissimo a Marco. Sono quasi commosso. No, poi c'è anche Andrea che... Ma guarda, io ho fatto uguale, visto come si sta trasformando ultimamente, mi sa che è più al bar a mangiare, però vabbè. Non ti invito, te a casa mia non entri più. Non è vero, se arrivo col vino mi fa entrare. Abbiamo già detto che siamo le persone più corruttibili per bere e mangiare, quindi... Confermo. Adesso, a parte gli scherzi, Nicolò, a parte che ho messo sei mesi, ci ho messo sei mesi al mio capo per fargli dire il suo cognome, perché non riuscivamo a fargli dire al grande capo il cognome di Pietri Biasi, però è stata la prima avventura con questa moto, quindi il nostro primo tester, l'uomo che si è buttato con noi in questa cosa. Il primo test l'avevamo fatto dal gatto, se non sbaglio. Quello vero? Che ci ha sballato il predappio dal gatto. Quello che ci ha sballato tutti i test. La vita anche davanti a me. Sì. Che sì, alla sì. Fine si è venuto giù senza catena. Ho rotto anche la catena. Disastro, era. Quanto ci avete impiegato insieme a fare le prove dal primo prototipo all'ultimo? Allora, la G2010, che sarebbe l'Hollins, non TTX, che Hollins fa, però andiamo a modificarne l'interasse e la corsa, e ho fatto un programma di calcolo in azienda, poi sono andato a trovare un piccolo, e devo dire che lui aveva già l'ammortizzatore di serie, e devo dire che pronti via abbiamo già subito avuto un buon feedback, abbiamo solo modificato la taratura e basta, se non sbaglio, quindi abbiamo trovato un buon feeling abbastanza velocemente. Poi la nascita del TTX l'abbiamo fatta con una moto in azienda di un nostro cliente che viene lì a trovarsi, abbiamo preso le misure, abbiamo creato appunto questo tipo di ammortizzatore per poi dopo andarlo a provare con Nicolò, che è stato il primo a averlo provato, e da lì quel giorno abbiamo fatto anche lì quasi 7 tarature per capire qual era la strada giusta da prendere. Siamo partiti abbastanza con un 80% di probabilità buone, perché comunque il mono era stato messo a banco, era abbastanza sicuro, quindi era il caso di solo raffinare un attimo la cosa, quindi abbastanza velocemente. Bello. Devo dire, bello. Confermo, è stato un lavoro veloce, è venuto subito fuori al primo colpo, perché già la prima giornata di testa, la sera, il mono poi alla fine ha avuto la configurazione che abbiamo usato quasi tutta la stagione, quindi a parte con l'affinamento, sì, poi l'abbiamo fatto usato sulla cartuccia e abbiamo finito un ottimo lavoro già al primo anno. Sì. Poi con il TX e la forcella da 48... Dopo la forcella
Esatto, siamo partiti anche a fare la forzella, anche lì siamo partiti abbastanza sicuri, però per le misure, perché poi dopo lì ci sono due misure, c'è la misura, diciamo, che è quella che è più alta, diciamo, rispetto all'originale, e poi ce n'è un'altra ulteriore che ha usato Nicolò l'anno scorso, che è quella con il fango alto, quindi una misura ulteriore alta, quindi quasi come un cross, perché sennò con quella misura lì, se usi il parafango basso, diciamo, come la moto esce, va a toccare sul radiatore, mentre spostando il parafango sulla piastra non fa capire niente. Quindi siamo andati a modificare appunto l'altezza, la corsa e la taratura. E siamo venuti comunque a fare un bel lavoro, dai, sembra. Buono. So, allora, Nick, oggi ti... Cioè, ma dormirà, non torni? No, sì. torno a casa. Ah. Dopo, sono qua in macchina, quindi anche se fa buio ho arrivato. Buono. Qua, se guardate là in fondo c'è, dov'è? Là è festa, Bello. Musica, c'è il campo da pallavolo, c'è il furgoncino gelato. Torna alla festa, ecco. Sì, infatti mi sa che torna alla festa, ragazzi. Grazie mille. Nico. Ancora a Andreani, a Andrea, a Marco, anche e soprattutto a Giuseppe, a Elisa, a tutti, a Giona, perché oltre che il rapporto tecnico, è il rapporto umano che si instaura, che è fantastico, perché sono veramente un'azienda fantastica e delle persone fantastiche. Bello. Ottimo. Ciao ragazzi. Grazie, ciao, Nick. Grazie. Buonasera. Saluto a tutti. Grazie, Nick. C'è una domanda. Sì. Io mangio, Sì, vai tranquillo, Dante. Strada 30. E perdonaci, compatti. Chiedile scusa. Il kit Misano Evo per utilizzo 70 strada 30 off-road è comunque un bel salto a confronto dell'originale? Sì, mi sento di dire sì, è una risposta affermativa, è un bel salto a confronto originale, perché anche nella strada si trova comunque un comfort buono, e con la regolazione sopra comunque sono tutte e due sensibilissime, quindi la forcella rimane confortevole, nello stesso tempo comunque più solida rispetto all'originale e più sicura nell'andare meno trasferimento di carico. È più sicura nell'andare ad affrontare anche frenate violente sulla strada, quindi mi sento di dire ampiamente sì, un bel salto. Se posso fare una domanda provocativa, ovviamente non ci dovete rispondere nel caso, ma Dante ha ricevuto questa World Raid, deve mandare le forcelle o no? Ma la World Raid è già più alta, se non sbaglio, anche dietro. Sì. Abbiamo già comunque avuto modo di poterci metterci in mano. E le sospensioni anteriori e il mono posteriore è pressoché uguale, cambia solo un po' l'altezza, se non che forse la molla, ma non sono sicurissimo. La forcella hanno fatto uno step evolutivo, hanno messo la precarica e è un trattamento superficiale del fodero, ma tendenzialmente, diciamo, il comportamento rimane molto molto simile, quindi devo dire secondo me sì. Okay. E poi soprattutto avendo anche un peso superiore, perché adesso valuteremo quando appunto avremo modo di toccare con mano e valutare anche il carico delle molle, perché comunque avendo serbatoi aggiuntivi, quindi anche le molle sono... Altra cosa su cui stiamo facendo dei test è la benzina, sui carichi di benzina, quindi che incidono, ragazzi, nel bilanciamento. Certo. Però se più posso... ce n'è benzina, più l'incidenza, giusto? Più però, la moto trasferisce. Se posso dire la mia, parliamo sempre di Kayaba, comunque di un materiale di primo equipaggiamento che è di rispetto, non è... Però... Sempre rilacciandosi al discorso iniziale, cioè è un OEM, è un primo equipaggiamento, quindi loro giustamente devono fare un prodotto che copre tutti. Dipende poi sempre. Quindi, se posso, scusa Andre se ti ho interrotto, Marco, molto probabilmente prenderete le cartucce attuali del 700 e vi aspettate di avere una regolazione un po' diversa. Quale strategia state pensando di attuare?
La strategia è semplice: quando riusciremo a breve a avere la forcella e l'ammortizzatore in casa, valuteremo poi il da farsi, però sicuramente ci muoveremo più o meno come ci siamo mossi sul modello standard, okay. Muovendo magari, che so, qualche carico di mola, magari una trattura più dura e via dicendo, insomma, quindi chiaro. Molto molto semplice. Bello, bello. Allora, non ho fatto una domanda. No, assolutamente. Anche perché, Fabrizio, il discorso, al di là del carico della molla, la molla è sempre un movimento meccanico, cioè il controllo ce l'ha l'idraulica, quindi chiaro. Noi preferiamo sempre lavorare sull'idraulica, che è quello che ci dà più sicurezza, tra virgolette, perché poi io faccio sempre l'esempio stupido, banale, della palla da basket, no? Più la schiacci, più ti rimbalza violentemente in faccia, quindi se tu poi non hai un controllo di olio, di pistoni, di lamelle su, esatto, fai fatica a dargli un carattere, no? Esatto, un carattere, certo. Sì. Chiaro. Bene. Dante, qualche altra domanda tecnica? Perché poi ce ne sono due o tre commerciali, le classiche, che... No, io avrei finito, no. Quello che mi ero segnato, beh, mi hai anticipato tu a chiedere dalla World Trade, e comunque a questo punto loro consigliano sempre una grape, lo vedremo. Io, come arriva la moto settimana entrante, lunedì martedì, la ritiro, la proverò sicuramente standard, perché voglio notare, voglio confrontarla con quella che avevo precedentemente. Provala. Sì, certo. Dove la provi, Dante, in off-road? Dalle tue parti? Se riesco vado nel Savonese, è un terreno che è un po' simile a quello sardo, mi piace, se non vado a cercarmi delle grane sto dove, insomma, la moto può passare, e non vado a cercarmi single track, mi faccio 70-80 km, non ne faccio molti, però c'è un bel giretto sopra Savona, e che conosco abbastanza bene, e l'ho già fatto con tutte le moto, con tutte quelle che ho, per cui per me, insomma, è una bella base per capire. Buono. Senti un attimo, vi faccio un paio di domande commerciali e poi, se siete d'accordo, passiamo un attimo a ricapitolare un po' certi concetti che abbiamo affrontato nella puntata. Aspetta, me ne è venuta in mente una. Vai. Dunque, avete una linea di distribuzione in Italia? Cioè, avete delle officine dove ci si appoggia in Italia? Tutti, a parte i nostri centri di installazione, rivenditori, ma noi, io personalmente collaboro con tutti i concessionari Yamaha, quindi oltre a collaborare anche con, diciamo, direttamente con Yamaha. Certo. Peraltro molti concessionari Yamaha hanno fatto corsi direttamente da noi in azienda, quindi di formazione, come li stanno facendo altre case adesso, però sono formati per tutto. Poi ripeto, comunque ci siamo, noi non gestiamo direttamente il privato, però siamo, penso, le persone più disponibili sulla faccia della terra, quindi certo. Domanda, ma dubbi giusti che ci siano, perché comunque ci sentiamo anche nella responsabilità che sulla moto ci sono delle persone, quindi è una bella responsabilità. La domanda era anche, no? Io telefono, no? In sede ad Andreani, sono di Alessandria, ok? Sì, e distribuiamo noi, diciamo, ci pensiamo noi. Comunque anche sulla nostra pagina, sul sito Andreani, ci sono tutti i nostri rivenditori, installatori, perfetto. Ci sono... Peraltro Marco ha cercato adesso l'ultima cartuccia che è stata fatta, un'installazione veramente, quello che diceva all'inizio, utilizziamo i registri sotto, non c'è, all'inizio dovevamo togliere i piedini, quindi adesso l'installazione è anche molto più semplice. Molto più semplice. Diamo noi i livelli, diamo noi il tipo di olio da montare, quindi per l'installazione diamo la taratura, diamo tutto. Poi siamo anche presenti a tutte le gare dell'Italiano Motorelli, quindi anche chi fa la GPX, chi fa altro... Abbiamo fatto SAG, abbiamo sistemato tutti, e di più penso che nessuno può dire il contrario, ma lo facciamo con piacere comunque sia. Abbiamo visto il netto miglioramento, il netto risultato di
di Iara. No? Sì, no, sì. Ci fa piacere la cosa, comunque sì, perché... Impressionante. Cioè, col mio mono, col mio mono. Sì, sì. Ha preso il mono di Dante, le cartucce. Il mono... Quel mono Dante ormai è diventato, purtroppo ne abbiamo fatta una serie limitata di 70 pezzi. Lo so che non ce n'è più, lo so. È un Rolex quel mono. Bravo, è come un Rolex, sì. Averne. Adesso il grosso problema, come tutti, ma noi dai gommisti, dalle case automobilistiche, noi abbiamo, ci sono dei ritardi sui materiali, quindi è... Adesso sì, sono un commerciale su questa cosa, poi mi accendo anche perché non è una cosa che c'è una grossa speculazione sui materiali in atto, quindi però ve la chiudo qui, non la voglio far lunga. No, esatto. La parte, io voglio spezzare una lancia a favore vostro e poi passare esattamente a questa domanda, così diamo delle indicazioni. Ragazzi, io non so il lavoro che fate, parlo alla gente a casa, però c'è una situazione globale dove tutte le aziende, non conosco un'azienda dove ha adesso il materiale, e conosco aziende nelle moto, stessa cosa, più di una, nelle auto, addirittura parlavamo oggi, non mi ricordo, forse con te Andrea, di un anno e mezzo, l'altro ieri quando ci siamo sentiti, un anno e mezzo di consegne alle auto, quindi è una situazione. Noi Fabrizio Nolins abbiamo adesso potere è una parola un po' troppo, però siamo tenuti, diciamo, con molta importanza, perché comunque tutto quello che voi vedete di Olis passare per l'Italia, che sia auto, moto, bici, passa per noi, come passa, siamo rivenditori per la Spagna, l'Est Europa, poi le cose adesso stiamo aprendo negli Stati Uniti. Bene. Quindi diciamo che abbiamo abbastanza peso, e il discorso è che non si riesce a stare dietro a tutte le richieste in questo momento. Poi altra grossa cosa che Marco poi è proprio è la cosa lampante: noi abbiamo il grosso potere di riuscire ad assemblare in azienda, cioè noi in azienda facciamo dell'assemblaggio anche, quindi per noi è una cosa che è anche su molte cose spesso poi, diciamo, adesso non si può dire tutto, però diciamo che facciamo anche sviluppo e dico che siamo anche bravi, secondo me, sullo sviluppo. Siamo spesso, io dico viva l'Italia, perché arriviamo spesso prima noi di altri, quindi a non voglia. Ci manca niente. Vi dico una cosa semplice, abbiamo fatto corsi adesso in azienda di formazione per Ducati, questi giorni stiamo facendo, quindi è una cosa che a noi ci dà molto onore, perché comunque avere ingegneri, fior di ingegneri che vengono in azienda è sempre una bella cosa, ma è lo stesso rapporto che, ripeto, abbiamo anche con Yamaha, perché anche Marco ha avuto contatti con Yamaha Europa, diciamo, quando poi vieni preso in considerazione così, per noi è la parte più bella forse del nostro lavoro. Però purtroppo le richieste sono tantissime, noi in questo momento non riusciamo, abbiamo dei tempi che si stanno un po' dilungando, a malincuore, perché io sono un commerciale, dovrei vendere anche, guarda, non mi fate dire, però... Lo so, chiaro, no, ma, chiaro. E devo dire anche un'altra cosa, per spezzare la lancia a vostro favore, ma... voglio spezzarla a tutte quelle aziende dove in un momento del genere, ragazzi, se trovate un'azienda che vi fa aspettare, vuol dire anche che sta guardando la qualità del prodotto, perché è vero che c'è scarsità di materiale, ma se uno ne vuole trovare qualche materiale e montarlo, si trova. E questo lo voglio dire perché ci sono delle aziende che, se oggi mi vengono a dire che hanno disponibilità immediata senza difficoltà, sinceramente vi posso dire che o avevano un magazzino enorme. Noi abbiamo anche un magazzino enorme, ma i ritardi sono su alluminio, Ergal, acciaio, ferro. Quindi, no, ma quello che voglio dire è, perché molti non capiscono, chi non è dentro, io lo sai meglio di me, faccio un lavoro simile al vostro, prima nell'automotive e adesso in un'altra azienda. Se un'azienda vuole trovare materiale, ragazzi, oggi lo trova. Il problema è quale materiale. Quindi
un'azienda che è seria e altro, ovviamente monta solo quel materiale, quindi questo è anche indice di qualità e di garanzia. Una domanda che volevo fare, collegandomi... Dante, stavi partendo? No, ho visto una domanda sotto, ma mi sono collegato col cellulare, sì, e non riesco più a leggere. Sì. No, erano i tempi, volevano sapere i tempi di consenso. Oggi organizzano... Che possiamo dire, Andrea? Lo so, indicativi. Iniziamo a dire indicativi. Guarda, qui adesso io vado un po' in difficoltà, perché poi oggi ho ricevuto una mail che non è che mi rincuora tantissimo. Sì. Diciamo che le consegne che avevamo ci sono slittate in questo momento a settembre. Le consegne che avevamo poi di... Peraltro non le abbiamo noi, ma non le ha nemmeno Yamaha, proprio è una direttiva di Hollins. E la cosa che noi stiamo facendo grossa pressione, sembra che ci accontentino di avere i ricambi in casa per poter assemblare direttamente noi in Italia, però purtroppo adesso tempi definitivi faccio fatica a dare giorno più, chiaro, giorno meno. No, ma ci mancherebbe i giorni. No, qua la domanda era indicativa, possiamo dire, ragazzi, lo dico io, diciamo, da utente, vi consiglio, se avete intenzione di prendere un kit che sia Andreani o un'altra cosa, ragazzi, secondo me ordinatevelo adesso. Andreani, Fabrizio, è un altro discorso, perché è un prodotto, io guardo adesso, dopo qui ve la chiudo, perché sennò diventa veramente, poi diventa un discorso politicante, però assembliamo tutto in Italia, è un prodotto made in Italy, lo facciamo qui nella zona nostra, abbiamo fornitori qui, quindi il materiale, bene o male, abbiamo ma... Sì, esatto. Guarda, io purtroppo... Io no, metterei, dopo parliamo io del metterei il tricolore ovunque. Però no. Lì non abbiamo... Lì sul prodotto Andreani non abbiamo nessun tipo di... Okay. di problemi. Quello è importante da dire. E il resto. Peraltro, Hollins adesso non è che ha solo il discorso moto, cioè no. Hollins è il più grande fornitore di elettrovalvole per BMW, abbiamo l'auto, abbiamo delle fette di mercato che sono veramente importanti, quindi diciamo che quello che facciamo noi è una sorta di nicchia, e la nostra nicchia è cercare poi di farla bene, comunque sia di, allora, scusami, di fare un punto di qualità. Andrea, faccio una domanda. Sì. Se io adesso voglio ordinare una cartuccia Andreani per il mio tenere 700, un paio di giorni. Il mono aspetteranno. Mono, esatto. Che il mono... O come dice Marco, intanto magari proviamo su una taratura, la molle. Tutto bravo. Poi Tino, io quello che ti continuo a dire, perché adesso provala, e ognuno la, no, cioè, no, la no, provi no. E poi sente, esatto, cioè che abbia, io se posso, guardi, io da appassionato e da motociclista che fino a poco tempo fa guidavo questo tipo di moto, io su una moto da 200 kg vorrei il feeling sull'avantreno in assoluto, perché poi quando ti parte quella non la riprendi, da endurista. Ma certo. E poi sull'avantreno ci metto una pezza, e quel tempo il mono ti fa la differenza per chi viaggia, perché non ti spacca la schiena, dà una trazione in mulattiera che fa paura, per carità, però proprio per il piacere di guida, se devo alzare il livello della moto di serie, perché ti ripeto, la moto di serie per me esce già quasi a posto, dipende che livello voglio raggiungere, però andrei a lavorare subito sull'avantreno, quindi certo. Però mio gusto personale, quindi io non sono Dio, quindi no, ma si può fare anche a step, e questo era, sì, esatto. Ricordi anche per capire la moto, sì, esatto. Guarda, Boano l'altro giorno nella vostra live precedente ha detto una cosa sacrosanta, ha detto, cioè, fate le ore sulla moto, sono quelle poi che vi danno il feedback, vi danno lo step, cioè è vero. Noi andiamo dietro a quello che ci viene chiesto fondamentalmente, non... Altra cosa che penso Marco poi cioè, dica la stessa cosa, cioè, il grosso lavoro lo fa il telaio, lì è una moto molto strana, è un telaio che sembra veramente quasi un telaio per una moto da strada, con sto motore altissimo, però lì chapeau, hanno trovato la quadra livello, cioè, la moto è bilanciatissima, indistruttibile, perché noi in 3 anni abbiamo cambiato una frizione, abbiamo visto cambiare una frizione a Nicolò,
Tra l'altro, gli ho dato una mano a cambiarla io, che non c'entro un cazzo. Però adesso mi sento quasi. Mi sento quasi al bar questo tenere. Un attimo, una domanda invece per uscire dal tenere 700, però riallacciandomi anche un po' alla domanda, quando si è partito, le bicilindriche stanno aumentando, state sviluppando qualcosa per altre moto? Voglia. Buona. Sì, sì. Cioè, stiamo sviluppando adesso una cartuccina per il KTM da enduro, che spero a breve sarà pronta, adesso dovrò andare a provare la prossima settimana. Abbiamo comunque determinati kit, oltre che revolving, comunque di tarature sud originale, abbiamo comunque dei kit pistoni interni per rendere il tutto più confortevole, ma nello stesso tempo più progressivo, comunque per attutire meglio la buca, nel cross parlo, e che si trasferisce comunque anche sulla parte enduro, sul KTM, sul beta. Quindi facendo anche pistoni separatori per spurgare meglio l'ammortizzatore e cercare di farlo lavorare, diciamo, con meno aria possibile, perché fondamentalmente anche lo spurgo è determinante. E stiamo rivalutando un attimo la questione degli oli, perché io ho 3-4 anni che sto provando un olio Olins molto denso sulle cartucce, devo dire che sta avendo parecchi pareri positivi. Chi va un po' più grintoso. E quindi lavoro, oltre a tenere, ce n'è di carne. No, dicevo carne bicilindriche, Marco. Di bicilindriche, devo dirti di sì, però non so se posso dirlo. No, no, okay, non dire niente. No, vabbè, adesso. Intanto, guarda, le moto sono quelle, o sono 4 o sono 5, ma bravo. Le moto sono quelle. Adesso diventeranno, a breve adesso, saranno 5. Ecco, abbiamo fatto la priglia di Guareschi, in cui sta correndo Montanari, con dei buoni risultati, abbiamo fatto l'ammortizzatore con un interasse diverso, una corsa diversa, la cartuccia davanti un po' più tosta, anche se comunque fondamentalmente la moto c'ha un po' di, diciamo, la forzella è un pochino sottodimensionata, però vabbè, questo è un caso a parte. La Guzzi. La moto Guzzi, abbiamo fatto la Guzzi, il V85. Quella che va sul quella che corre, sì. Quella che corre con, come si chiama? Pettinari. Paolo. E adesso ci sarà un'altra entrata, speriamo. Bello, un'altra cosa, adesso vabbè, io racconto sempre un po' la favola, nel senso che noi siamo partiti con Nicolò a fare i primi test, e quando dicevo prima scherzando ci hai sballato tutti i test, ma perché Nicolò ha una guida che è di un'irruenza terribile, quindi se il materiale regge a Nicolò, quindi vuol dire che non si romperà mai. Buono, il primo mono. Buono è mio, tra virgolette, il mio incubo, perché gli voglio bene a Ivan. Però è Yarn, mono però. A Ivan, e peraltro Ivan è un personaggio, secondo me, a parte che loro sono i primi in assoluto, certo. 20 anni su questo numero sono uno. E quindi Boano e Nicolò, poi abbiamo avuto la fortuna di fare i test con Botturi, quindi è totalmente un altro tipo di test, perché Alessandro sembra che quando guida non dà gas, e invece prende queste curve come se fosse un 2,5, la moto curva da sola. È stato difficile quel test, onestamente, per me, perché... Perché? Perché prima andato con ero andato con Nicolò, devo dire che siamo andati in un posto un po' brutto dalle nostre parti, no? C'ero andato anche anni fa, una cava in disuso. E cerchiamo il peggio, Esatto, quindi proprio da cercare, da farlo entrare. E Nicolò, giustamente, avendo questa guida irruenta, vedevo che comunque, bello, cioè, mi sentivo, questo va forte, no? Tutto fuori moto, giro, La moto si comporta bene, comunque la moto non fa nessun insomma, non fa versi, ecco. Versi strani, lui guida, ripeto, questa guida molto molto, diciamo, tosta, ecco, e vedere essere andati nello stesso posto con Alessandro mi ha lasciato un po' perplesso, sembra che va a spasso, invece il tempo era quello, sì. Lui la sponda diversamente, la fa girare diversamente, appoggia,
meno irruento, da meno, diciamo, mordente la moto, e cerca di accompagnarla lui, la guida un po' più dolce, comunque sembra redditizia, perché a quanto pare. Dopo da lì adesso siamo passati al terzo step, tra virgolette lo chiamiamo, e stiamo facendo già test con Ruoso per il discorso dell'Africa Corace, quindi stiamo già lavorando con Forcelle con escursioni maggiori. Sì, abbiamo preparato una... Molto maggiori rispetto allo standard. Una Forcella, sì, da cross, diciamo, pressoché da cross. Stiamo già lavorando sui 300 mm di escursione. Infatti questa era la domanda, tenete la 40... No, Hollins. No. Forcella completa. Tenete la 43 o passate la... No, 48. Per quelle velocità, Fabrizio, assolutamente. Esatto. La 43 va in flessione. Ok, perfetto. Non riusciamo a lavorare con una 43 sfilata. No, ma poi non si può neanche raggiungere certe... Meccanicamente non tiene. Esatto. Vale. Comunque la Forcella che abbiamo dato a 300 mm di corsa, quasi, no, come un cross, no, quasi. L'ammortizzatore è stato rialzato, il flow l'ho dovuto riprogettare un attimo con un corpo più lungo. Poi c'è lungo. C'è benzina anche lì, quindi 20-30 kg. C'è benzina, la Forcella è veramente dura, proprio dura. Abbiamo rifatto i test anche con Catanese adesso, che gli avevamo dato il materiale, ma non abbiamo mai avuto modo di fare dei test. Sì. Quindi continuiamo a fare acquisizione dati. Quindi... Certo. Poi al momento sembra che la strada sia... Quella giusta. Quindi molto probabilmente possiamo dire che se tutto va bene nei prossimi mesi, per il prossimo anno, ci sarà una 48 in commercio, possiamo dire. Sì. Io non mi esprimo. Telefonate in Hollins. No, io penso anche agli ordini e al lead time, capito? Se no, poi Andrea... Fabrizio, è una spesa importante, eh? Non è che poi... cioè, per carità, però insomma iniziamo a parlare di qualche migliaio di euro. Però Dante è materiale che secondo me ha senso veramente per utilizzo gas. L'amatore la 48 per me non ma sì, uno che ha i soldi da buttare via ci può stare, c'ha i soldi, la spende, si fa la moto come vuole lui, è contento. È palese che è un kit per chi vuole fare delle velocità, vuole fare determinati eventi. C'è una domanda, scusate, io non so neanche cosa sia. È un sistema pneumatico sulla molla che hanno fatto questa azienda Umbra. Cosa ne penso? Diciamo ci sono pareri discordanti, qualcuno si è trovato bene, qualcuno si è trovato male, e non posso dire altro, però comunque non mi sembra vada tanto male, ecco. Ripeto, non se ne vedono tanti perché comunque ha un costo alto, quindi quasi come un ammortizzatore se non sbaglio, giù di lì, quindi dovresti rimettere l'air tender sull'ammortizzatore di serie, che lì c'è un po' di perplessità da parte dell'utente che dice: ma come devo mettere l'air tender, che questo appunto questa risposta pneumatica che ho sulla molla, perché è un affarino gonfiato con l'aria per darti, diciamo, un sostegno diverso con la molla, montato sul mono di serie, che già comunque il mono di serie sì va bene, però comunque c'hai dei deficit strutturali, anche se devi andare a fare qualche gara, qualche enduro estremo. Quindi dovresti spendere i soldi per l'air tender e i soldi per l'ammortizzatore, quindi sono il doppio. Quindi uno dice: forse è il caso che magari intervengo sul comprare un mono e la finisco qui. E altro canto invece qualcuno si è trovato bene, tipo su Africa Twin mi pare che montano diversi. XGS, quindi... Diciamo che su moto molto pesanti, per un utilizzo strada, fuori strada leggero, è un prodotto che può avere un senso. Nell'utilizzo racing, noi sinceramente per i test che abbiamo fatto al momento preferiamo lavorare con Hollins, però non è detto che i ragazzi sono delle persone serie, assolutamente, e super preparate, quindi non è detto che magari con un po' di sviluppo, di affinamento, si riesca a trovare anche l'equilibrio per quello che riguarda la parte che è più racing. Senza nulla togliere a questa bellissima intervista, noi intervistiamo un po' tutti, no? Fabrizio, io poi se vuoi ho il contatto per fare anche una bella intervista a Air Tender, eh? Sì, è tutto così,
un bel progetto, perché se ve lo fate spiegare è un bel progetto comunque, sono persone altamente preparate. Arriva questa domanda da Facebook, io ve la metto, se la devo togliere ditemelo. No, cosa dice? No, vabbè, no, vuole venire pure le saghe. Aiutatemi un attimo. Non leggo, leggi tu. Vabbè, allora, sag... È possibile avere i valori millimetri del sag dinamico e del sag race per anteriore e posteriore? Questa è una bella domanda, eh. Allora, sull'ammortizzatore... Aspetta che scrivo. Adesso allora, vai, parti pure. Sull'ammortizzatore, praticamente, diciamo, il galleggiamento giusto per una moto di questo genere qua, noi consigliamo di tenere a statico 25-30 mm. Statico, aspetta, non andare troppo forte. Statico 25-30, ok? 30. Mentre il dinamico, cioè ovvero sia con il pilota sopra la moto, il totale dovrebbe scendere intorno a 65-70. Ok, ho scritto. Allora, qui c'è una promessa. Qualcuno, visto le altissime velocità che può raggiungere questa moto in parti, diciamo, estreme, dove ci sono strade bucate, sì, allora si può tenere anche un po' più bassa. Anzi, consiglio anche un statico, anche un dinamico sui 75. Ah, ok, quindi con quei 5 millimetrini di gap li terrei sempre come bonus jolly, okay, perché comunque la moto un po' più coricata sul posteriore, okay, è, diciamo, un po' più sicura nelle lunghe velocità e nelle alte velocità. Ovvio che se vai a girare in un bosco, no, perché dopo se no, ti diventa una moto inguidabile. Certo. Davanti diventa un po' più complessa la cosa, perché il davanti, diciamo, noi come Andreani in tutti questi anni non è che diamo un dato certo, perché non è una cosa che si può valutare, nel senso... ti potrei dire 35-60, sì, va bene, ci sta. Però, sulla porcella? Sulla porcella? Sì. Porcella, aspetta che scrivo, hai detto? Ti potrei dire 35-60 col pilota sopra. Però, 35 di statico e 60 dinamico, perfetto. Però tendenzialmente è un dato abbastanza, diciamo, personale. Perché sì, fondamentalmente la precarica, la molla, e come uno gli piace avere la forcella, e non è così determinante come sulla moto. Ovvio che non è che può tenere 2 mm, comunque un po' deve averlo, però non è così, diciamo, è molto personale, mentre sull'ammortizzatore, diciamo che quando hai queste misure sei ottimale, sei a posto. La forcella, come anche nell'enduro, non lo misuriamo quasi mai, nell'enduro, nel cross, perché appunto uno la vuole... è un pochino più precaricata, uno ha la contromolla, allora è diversa, uno ha la molla più dura, e ci sono delle dinamiche che vanno un pochino a scontrarsi, quindi scontrarsi, quindi è una vabbè, è un dato, io però io ve lo sono scritto, però, bravo, tutto bene. Io ve lo sono scritto. Dopo la formalizziamo nell'articolo, sì. Fabrizio, c'era una domanda forse per me? No, c'era scritto sì, che Dante poi mi passi gli appunti. Ah, ok. Dante poi mi passi gli appunti, sì. Ripeto, è un dato molto personale, quindi se 30 diventa 25, se uno piace va bene, non è indispensabilissimo che sia così. Però sapete, no, che c'è tutta questa parte di gente, di piloti, pseudopiloti, mettiamola come vogliamo, no? Che è alla ricerca del sag perfetto. Ma poi è fatica anche dire, perché su una moto di serie, diciamo che mediamente è data per 80 kg, 70-80 kg massimo, uno già ai 90 è fuori. Uno già a 65 fuori, uno a 60, sì, uno a 100 fuori, e mediamente i piloti che guidano sta moto non sono proprio dei fuscelli. Quindi, sì, io sono fortunato, Ecco, tu sei fortunato, però io quelli che ho conosciuto sono un pochino robustini, quindi fondamentalmente quasi tutti hanno dinamici e statici fuori da ogni, e quindi cambiano le molle, magari la mettono più dura perché gli piace avere il sostegno iniziale, oppure gli piace magari avere il mono più morbidino, più, come dire, che sfonda un po' di più, e allora mettono la molla un po' più molle. Quindi, ripeto, il posteriore non è così, l'anteriore non è così proprio, diciamo,
è molto personale, va molto... Sì, è molto personale. Sì. Diciamo che il primo sag da fare è al posteriore. Sì, questo è indispensabile. Quello è indispensabile, certo. Bello. C'era una domanda sullo sfilamento della forca delle piastre, che ne pensate? Ah, è il discorso che facevamo prima. Allora, dipende cosa sia montato. Se la forcella è completamente di serie, sfilando oppure diciamo infilando, la moto diventa più guidabile o meno sicura magari nei tratti. Quindi bisogna capire cosa una va a cercare. Se la vuole molto, diciamo, molto reattiva nelle parti lente o un po' più sicura nelle parti veloci. Quindi lì bisogna capire uno cosa, dal tracciato, cosa ne va, cosa va in cerca, ecco. Quindi lo sfilamento ne penso bene, però dipende cosa vuoi fare. Certo, se vado in Sardegna o in Africa o in Tunisia è un conto, se vado a girare nei boschi è un'altra storia. Bravissimo. Esatto. Do più o meno peso sull'avantreno, quindi la moto rimane più o meno direzionabile. Esatto. Certo. Però cioè, sono tutte cose che sono regolabili, non è che sono saldate al telaio, quindi cioè, uno può anche fare delle prove, logicamente muove una cosa alla volta, come Dante fa il suo fogliettino e si prende due appunti, come sempre funzionato nel mondo delle corse, non è che ci E comunque posso confermare che lo sfilamento della cartuccia della forcella, anche solo a volte di un paio di millimetri, ma cambia tantissimo. Magari nel fuoristrada incide meno, se fai conto nella velocità. Quando ti trovi a girare tra due piante e magari è qualcosa di stretto, voilà che la differenza la senti. Diciamo che nel fuoristrada c'è anche la dinamica uomo, cioè come appunto sei forcialmente messo te, e allora la gestisci te. C'è la camera d'aria, il tubeless, la muscola, anche lì, ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando. Il centimetro nel fuoristrada fa la differenza. Esatto. Una domanda relativa a quella precedente, poi con Dante ci lavoriamo, le rimettiamo e scriviamo l'articolo. Avete parlato ogni 23 ore... se uno fa off-road, di cambiare l'olio. Sto pensando, ci sono altre indicazioni a livello di revisione e di manutenzione che potete suggerire qua? Ci sono altre indicazioni? Allora, tipo, se uno c'ha anche l'ammortizzatore di serie, quello con il bladder, quindi tecnicamente quando fa una revisione questo tipo di ammortizzatore andrebbe sostituito il bladder. Quindi ci sono quelle parti che comunque si consumano, si usurano e quindi fa che comunque l'ammortizzatore non lavora più bene. Quindi determinate parti vanno sostituite. Anche le boccole della forcella, che comunque la forcella fondamentalmente quando lavora su un peso del genere, le boccole hanno una flessione tale che comunque si possono consumare anche in un modo, non dico errato, però comunque si consumano. E quindi tendenzialmente quando si consuma poi la forcella comincia a incanalare aria per poi dopo diventare magari un po' secca sulle braccia e di conseguenza non guidare più e al limite far scoppiare i paraoli. Quindi, e l'olio va in emulsione. Ma più che in emulsione è proprio perché prende l'aria e dentro c'è tanta pressione e quando va a spingere il paraolio scoppia. Il paraolo scoppia. Infatti noi rispetto all'originale, sia sulla cartuccia che montiamo noi che sulla forcella Hollis, noi abbiamo lo sfilato dell'aria, esatto, che è fondamentale. A fine giro bisogna prendere l'abitudine di togliere aria dalla forcella, e buono, più che altro perché utilizzando tutta quella corsa la forcella, come dice Marco, tende ad aspirare. Quindi tu lo fai, Dante, in genere questa cosa? Danni? Dante, tu la fai? Ah, scusa. Io sì, sempre, su tutte le moto. Ma l'endurista è un'abitudine che c'ha comunque, chi fa enduro solitamente, che adesso stanno andando un po' a toglierlo questo sfiato, anche KTM l'ha tolto. No, nel fuoristrada secondo me è abbastanza fondamentale. Perché comunque anche il fatto che comunque tecnicamente la forcella lavora male, ma è proprio la che ti trasmette proprio come se avessi 30 mm di precarica, quindi sei proprio... Okay. Cioè, non lavori più. Anche in pratica si crea un cuscinetto d'aria. Ah no, è proprio cioè, come se spinge sulla molla, che spinge sull'idraulica, che spinge sul pompante. Quindi te hai una sensazione che è come se avessi una molla precaricata a X millimetri. Quindi hai una sensazione bruttissima. Anche quando vai anche ad inserire, proprio ti sfugge.
non sì. sta lì perché non affonda, scivola. Anche quel discorso che dicevamo del mono che schiuma, il mono lavorando con un bladder, la gomma in sé per sé comunque tende a far ha dei microfori che comunque fa passare sia azoto che si mescola con l'olio, quindi quello che fa crea quella schiuma, quel bianco, è lì che perde efficacia. Certo. Poi se lavora con un separatore in erga, in metallo, quindi quel problema lì non si crea. Su una moto da 200 kg fa differenza anche questa cosa qui, perché comunque l'ammortizzatore lavora a una temperatura più o meno, poi Marco me lo sa dire meglio, di 100 gradi, quindi anche l'ammortizzatore scalda. Un altro nella zona posteriore c'è marmita, c'è motore, c'è tutto, quindi tende un po' a perdere. Sì, il mono con il bladder tecnicamente parlando ha una sensazione bella perché piace molto, è confortevole, no? Rimane tutto pastoso, no? Però fondamentalmente dura poco, la sensazione è che comunque dopo X ore l'aria trafili fuori perché si scalda, la gomma scalda e allora l'aria passa nell'olio che di conseguenza schiuma, però la sensazione che dà il bladder a chi si va in moto è bella perché comunque è corposo, è pastoso. Poi ovviamente se viene revisionato, se non si fa mai la revisione, dopo 10 ore già comincia a perdere il suo diciamo, e comincia ad andare tra virgolette in pappa, quando lo apri è tutta schiuma. Si fa anche per una questione di costi, perché comunque come caso costruttrici come la Kayab, invece di far la pala alla bomboletta come fa Hollins, non fa niente, ci butta dentro un coffiotto di gomma, lo gonfia e ciao. Nel cross diciamo che nel cross, Kayab piace a qualcuno, però ripeto, parliamo di moto da 100 kg, cioè una moto da 200 kg una cosa diciamo che va sotto stress tecnicamente. Fabri, c'è una domanda? Sì, allora, potete consigliare, è una domanda ovviamente questo, potete consigliare le sole cartucce per chi utilizza la T7 solo su asfalto e per i viaggiatori? Pesando 90 kg e sono alto 1,98, ho trovato grande giovamento in frenata su strada, avendo il medesimo comfort. Ciao Angelo, grazie. Cioè, quindi lui ha montato le cartucce? Sì, e vuole sapere se... In effetti questo che lui avverte, giovamento in frenata, essendo più pesante, certo, e più alto, è veritiero e non è solo un suo feeling. Assolutamente sì. No, come ti dicevo prima, alla fine ha un comfort perché comunque provandolo al banco con altri ragazzi, facendo degli sviluppi, la frazzella ti dà maggiore comfort e maggior sostegno in frenata, quindi sono anche meno metri di frenata, esatto, è un binomio tra le due che comunque si trasmette in una sensazione molto molto buona e ti dà una sicurezza incredibile. Poi dopo ovviamente chiudendo, aprendo gli scatti, ognuno se la cuce un po' addosso, ecco, comunque ci sono quattro giri di regolazioni, fondamentalmente comunque si sentono tanto. E il cliente, questo ragazzo dei 90 kg, quindi sicuramente saranno state montate già delle molle più dure. E devo dire che la sua sensazione secondo me è giusta, ecco. Se cambia anche la molla dietro anche meglio, Se cambia la molla dietro magari sì, sicuramente la sensazione potrebbe essere ancora migliorativa, sicuramente, certo. L'ammortizzatore... Ma per un utilizzo stradale magari il mono dietro, perché fondamentalmente io ho notato che questo ammortizzatore, questo leveraggio di questa moto rimane molto morbido, il primo pezzo rimane molto molto libero, ok, per poi dopo andare a chiudersi progressivamente e diventare duro. Quindi passo indietro, se uno monta una molla quasi più morbida, sì, fa peggio, perché si affonda molto di più, va a lavorare sul tratto duro del leveraggio, perché il leveraggio è una curva progressiva, quindi va a lavorare sulla parte dura del leveraggio, che di conseguenza diventa molto duro e mura subito. Quindi uno può dire, ma è troppo duro, troppo duro, troppo duro, e uno magari può pensare, cambio la molla, lo faccio più morbido. Invece deve fare su questa moto l'esatto contrario, indurirlo, tenerlo più alto, tenerlo più esteso il leveraggio, farlo lavorare più, appunto questo leveraggio un po' più sensibile, per trasmetterti il primo pezzettino più confortevole. Quindi fondamentalmente non è vero che alzarla può dare, sì, ovvio che se la alzi un metro, no? Però comunque se la alzi secondo i nostri standard, la moto lavora molto bene. Cioè trasmetterti il comfort. Avete fatto per caso delle prove o avete dei riscontri su chi ha
montato le biellette per l'abbassamento della moto che ritiene la moto. Io le ho viste, devo dirti, ma non so e non ho fatto sviluppi in merito. Chiedilo a Valentini che c'è volato. Sì. Che murano. Non ho fatto sviluppi in merito, quindi potrei dirti, diciamo, cavolato. Forse ma mi ha risposto Andrea, va benissimo. Utilizzo stradale possono anche funzionare. Io c'è un sacco di gente che magari dice la moto è alta. Abbasso. Per me, ma ti parlo adesso non da tecnico, non ti parlo proprio da appassionato di... Io non le monterei mai sulla mia moto per l'utilizzo fuoristradistico. Che strano, perché era quello che volevo sentirmi dire, ma tutta la hai quella sensazione che poi ti spara a un certo punto in aria, peraltro non... poi chi le monta solitamente è anche gente abbastanza leggera, quindi non lo so, non mi incasinano, però è una cosa mia, non... Anche lì fare dei test al banco, vedere un attimo, e probabilmente cambiando i leveraggi bisognerebbe cambiare la taratura. Quando vai a cambiare geometricamente una parte determinante come leveraggio, devi essere proprio uno studioso. Bisogna rispettare il lavoro degli ingegneri anche, ragazzi. Abbiamo cambiato il leveraggio. Guarda, i leveraggi che abbiamo cambiato noi in Andreani non sono stati molti. Forse l'unico che abbiamo cambiato è stato quello di Valentino al suo ranch, che ha fatto Yamaha direttamente. È venuto un ingegnere dal Giappone che ha creato questo leveraggio appunto per la Yamaha, per renderlo meno progressivo e renderlo regressivo, cioè per farlo sfondare, perché lì ha bisogno proprio che la moto che non arrivi in quel punto e sfonda, non faccia questo, perché sennò punta, lui non riesce a prendere gas. L'unico, penso. Altri io non li ho mai visti. Buono. Bene. Dante, ultima domanda tecnica e poi voglio fare due domande. Io sono a posto, vai. Io quello che devo chiedere, l'ultima che mi è venuto un flash così, perché tanti che le montano e poi non sanno bene regolare, non regolare, hanno tutti paura di non toccare, facendo un po' di fuoristrada, ma li cambia la geometria. Sì. Non so cosa è meglio. No, parli del leveraggio? Sì, parlo del leveraggio. Ti cambia tutta la geometria della moto. Entri in un mondo... un meccanismo un po'... Se sei in grado, tanto di cappello. No, ma piuttosto la sella bassa, la sella ribassata, togli 2 centimetri, 3 centimetri, sei a posto. Vai, Fabrizio, io sono a posto con le domande. Allora volevo fare prima un recap di quello che abbiamo parlato. Quindi la prima cosa è, ragazzi, se volete le cartucce Andreani in pochi giorni ce le avrete a casa, perché completamente 100% made in Italy, quindi made in Pesaro, anzi, giusto? Occhio, perché qui c'è la guerra marchigiani romagnoli, siamo al confine, quindi hai un 50-50 qua. Un 50-50, però quindi chi le volesse basta ordinarle, le avete. Per il mono, dovuto che lo prendete da Olins, ci fate qualcosa e altro, ci avete più tempo, quindi dovete sentire Andrea. Adesso c'è un po' di attesa comunque. Esatto, c'è un po' di attesa. Spero il consiglio di consegnare dopo le feste delle ferie di ricominciare a consegnare materiale, però dobbiamo farcelo. Però chi volesse si guardasse l'intervista, perché Andrea e Marco hanno spiegato anche cosa si potrebbe fare per tamponare un po' sul mone prima di fare l'attesa dell'upgrade, che penso sia stato un consiglio comunque bello, perché uno potrebbe farlo a step, no? Prova quel limite, per quello che faccio mi va bene, e voi la revisione la fareste comunque del mono di Yamaha, se ho capito bene, di sostituire, giusto? Se uno lo richiede, sì, ovvio. Esatto, quindi non è un discorso che noi non possiamo chiudere la porta, ecco, quindi non chiudiamo la porta, perché appunto non è, cioè, si può fare, quindi non vedo perché il motivo di dire no. No, ma è proprio bello come approccio, cioè uno fa il primo upgrade kit e prova quella lì del mono, vede un attimo, dipende ovviamente da come lo guidate, ragazzi, se siete come Dante, Jarno e gli altri che ci stanno, alcuni che ci stanno seguendo, che volete vincere i motorelli, lo sapete già la risposta. Chi invece, come Angelo, ecco,
prendo Angelo di esempio, va solo in strada, però si rendeva conto che nella frenata lui è molto più pesante e tutto, prima comprare il kit cartucce, già un buon step, e poi decide che cosa fare. Altra, vabbè, c'è una domanda tecnica, se potete rispondere veloce. Montando la cartuccia a rally più 3 cm, bisogna per forza montare un ammortizzatore posteriore più lungo? Sì, no, come diceva Andrea, basterebbe sfilare, però onestamente sarebbe consigliato su quella P30. Perché esatto. Comunque, se no, ma non perché non va bene, va bene, solo che vedresti sfilato, cioè, di così tanto sulle manubrio. Magari uno può dire è brutto, però non è che comporta. No, però se un domani vuoi fare un upgrade, intanto hai la possibilità anche di farlo. Cioè, trovi, volendo prendere un mono più alto, poi le sfili. Si può fare. Sei già posto. Abbiamo fatto anche la versione standard. Adesso abbiamo messo a listino anche la versione con altezza del 205. E che quello che ci chiedevano all'inizio, che la moto aveva poca corsa, quindi abbiamo cercato di dare più corsa. Quindi cerchiamo di dare tutte le opzioni possibili al cliente, all'utente finale. Poi dopo vediamo come va sta World Raid, che gli hanno cambiato tutto. Peraltro c'è un bel ammortizzatore di sterzo Olin. Speriamo male, così almeno possiamo qualcosa. Buono. No, altra cosa che volevo dire per il recap. State pensando e state già lavorando a un kit da 48, lo proverete Africa e Corea se altro, e molto probabilmente sarà, diciamo, se si spera a fine anno, potete stressare Andrea o anche prima quando chi fosse interessato a consegnarvelo, perché questa era una delle domande, ti dico Andrea, commercialmente parlando stressate pure lui. Io diciamo sono il fornaio, dopo quello che dovete stressare è lui. Ci stiamo già muovendo. Buono. Altra cosa che io volevo riassumere, se mi date la possibilità, è che Andreani è anche bello, stiamo lanciando un discorso di elencare tutte le aziende 100% italiane, lo faremo nel sito, oltre al kit Andreani anche, dimmi un attimo, si occupa spesso di distribuire tanti prodotti anche Made in Italy. Aiutami Andrea, ho scoperto, io non lo sapevo da profano, ma voi, giusto, siete distributori. Noi siamo produttori, noi facciamo produttori di cartucce, ma adesso al di là di questa cosa della nicchia del bicilindrico, noi abbiamo tutta la serie dello stradale. Esatto. Quindi dalla cartuccia Misano normale, facciamo le big piston per forcelle Showa, quindi in moto che vanno anche in pista. Diamo anche qui all'utente medio la possibilità di avere lo step top di gamma con Olins, ma comunque anche all'amatore di dare la possibilità di prendere la sua moto tra virgolette di serie e con poco cucirsela addosso. Questo è un po' bello. È un po' la nostra filosofia. Io altra cosa che tendo a dire è che noi abbiamo un prodotto che non ha resi. Il nostro prodotto non... Io sfido chiunque a dirmi il contrario, perché comunque il prodotto funziona. Piace nella sua magari anche semplicità, perché la meccanica a volte è anche qualcosa di semplice, ma che poi è semplice da regolare, che funzioni e tutto il resto. Esatto. E niente, continuiamo a far comunque, ripeto, a aggiornare, sviluppo tutto. Io appena esce un modello nuovo cerchiamo sempre di stare sul pezzo, e poi abbiamo la fortuna comunque di avere ottimi rapporti anche, vedi, con Yamaha, vedi con Ducati, vedi con le tante case, spesso ti dico ci chiamano anche loro anche per le moto di serie, quindi esatto. Sì, cioè, siamo, a volte lavoriamo un po' nell'ombra, però siamo un po' dappertutto. La cosa che io ho piacere di essere, che abbiamo questa sera, piacere di essere qui entrambi, perché purtroppo in giro c'è, no, della cattiva informazione, però se ne sentono tante, che poi io dico sempre che va rispettato innanzitutto il lavoro che fanno gli ingegneri, cosa che noi in azienda abbiamo anche comunque, e anche quello che mi chiedevate di Artender prima, comunque è tutta gente che sono degli ingegneri con i titoli di studio, di cui vanno
cioè io credo poco ai maghi e la meccanica comunque è basata su delle, delle cose abbastanza anche schematiche a volte, ma semplici, quindi bello. Una seconda domanda che poi è anche per me per capire se dobbiamo farla in, in inglese, di questi kit per il Tenere 700 compresi gli Yorins, ma soprattutto i kit Andreani, all'estero quanto è la percentuale? Cioè, perché ho visto parecchi che me l'hanno chiesto di farla in inglese anche la diretta. Guarda, noi abbiamo spedito per assurdo, dopo l'Italia, con questa cosa era partita un po' l'Australia, adesso è partita la Spagna in maniera esponenziale, perché la filiale nostra, ad esempio, ha fatto un grosso sviluppo con Triumph, con Cervantes, mi sembra, sì, l'altro pilota, che anche loro utilizza le nostre cartucce, c'è stato il Bassella, c'è stato anche con un evento importante per le bicilindriche, e ho visto che stanno prendendo anche in Inghilterra adesso questa cosa dei bicili dei Tenere, che hanno iniziato a consegnarle anche lì, e l'altra richiesta grossa che noi abbiamo viene comunque da Cile e Argentina, questa è la parte più... sì. Buono. Però allora in spagnola facciamo l'Italia. Vabbè, adesso noi il responsabile della filiale, che è il socio di Giuseppe, e per la Spagna è Juan Martinez, quindi io penso che nell'ambito motociclistico lo conoscete tutti, persona peraltro per me eccezionale, quindi se uno ha voglia di ascoltare una persona impara più con lui a una cena di MotoGP che in qualsiasi altro momento, però sta partendo. In Italia sono stati i primi, sono stati veramente, sono stati i primi. Guarda, grande lavoro di Nicolò, di Alessandro. Io, se posso spezzare una lancia, anche grossissimo lavoro di sia di Lussana che di Colombi, di Yamaha, per me, a livello di comunicazione, di tutto. Anche questa cosa che si sono inventati il challenge. Sì. Loro sono stati veramente, cioè io penso che ci sono delle aziende in Italia che dal lavoro che hanno fatto loro dovrebbero solo imparare, quindi questa è la mia personale idea. Però hanno tu pensa e te lo voglio dire, non lo stiamo organizzando, abbiamo molto probabilmente avremo una donna molto forte dal Portogallo che verrà in Italia alla tappa del Tenere Challenge a Imperia a gareggiare, rappresenterà il sito, ma per farvi capire che prende l'aereo e viene in Italia per fare quello, perché esiste solo qua, quindi per spezzare una lancia a quello che stai dicendo. Sì, sì, guarda, abbiamo visto, erano 40, al di là degli 11 iscritti alla GPX, comunque ci sono stati 40 tra privati, tra... comunque l'importante è che la formula è giusta, la gente si diverte, i costi sono accessibili, quindi esatto. Perché no? Poi oltre alla gara che c'è stata giù in Abruzzo, adesso c'erano tre eventi importanti in Italia, tutti di bicicletta con almeno 200 moto, quindi esatto. La cosa, le moto stradali fanno paura, diciamo, questo è un mondo che ti avvicina più alla moto, ti fai il tuo traverso, ti fai la tua navigazione con un GPS, ti fermi a mangiare le tagliatelle, cioè fai quel cazzo. Esatto, le arrostelle. Sì, con questa moto, sono moto 360 gradi. Io sto organizzando il team per andare a correre a marzo il tuo rally che ritorna dopo tre anni che è rimasto fermo, e ho fatto su a oggi in tempo 4-5 giorni ho fatto su 12 piloti, di cui 9 sono Tenere 700, che verranno giù a correre la categoria bicilindrica. Quando negli anni successivi forse fatti tenere challenge se arriviamo facciamo una specie di Tenere challenge dove verrà classificato il primo dei Tenere, avrà una sua classifica fatta così, alla buona, non è una cosa ufficiale, però tanto le moto ci sono, Bella formula, sì, una bella formula, sì. Poi la moto si presta, non c'entra la ferma, si presta. La moto è praticamente indistruttibile, quindi io non ho visto grossi problemi. Poi noi adesso, soprattutto, ne vediamo un utilizzo veramente gravoso, stressante, di tutto. Non...
Ma c'è una bomba. Andrea, io sono un endurista, io sono un endurista classico, ho sempre usato monocilindrici, sull'asfalto non ci sono mai andato. È 25 anni che faccio un po' di enduro, ma enduro casalingo, mai gare. Ho solo fatto delle gare in Africa e basta, e l'ho fatto per 12 anni, ma come ho scoperto questa moto mi si è aperto un mondo nuovo, dove l'esperienza, per carità, dell'enduro mi ha portato a guidarla in un certo modo, che mi piace, ma la moto mi dà delle sensazioni che il monocilindrico non mi dava più. No, no, è una... ti permette di stare anche più ore sulla moto e sì, hai delle performance comunque maggiori su tutto. E poi è una moto che veramente, se vuoi fare un pezzo autostradale, ti permette di fare un monocilindrico, ti fisicamente ti stanca di più, ti stanca. Poi quello che dico io, guarda, io la mia compagna che lavora nel settore della moda, va tutto a cicli, no? Quindi quello che stiamo vivendo adesso, stanno ritornando gli anni 80, di cui io per primo da ragazzino, no, vedevi ste moto con questi polveroni nell'Africa. Adesso purtroppo le situazioni fanno un po' più cagare nel mondo, però si spera un po' di sognare anche dietro queste cose comunque. Perché bello, bello. Certo. Non vi nascondo che a tutte e due ci piacerebbe fare un giro in Africa come assistenza, come sarebbe un po' chiudere il cerchio. Ragazzi, io, cioè, state parlando con l'uomo giusto. Io allora, ti dico solo che io ho una collaborazione oramai decennale con un team vicentino che si chiama Energia e Sorrisi, dove abbiniamo vi dico una cosa sola, quando, che pochi sanno stranamente, quando 3 o 4 anni fa Botturi ha vinto l'Africa Eco Race, col 4,5, logicamente. Il primo titolo, sì. Non c'era ancora il primo titolo. Chi gli ha fatto assistenza era il mio team, Energia e Sorrisi. Lui è andato giù col suo meccanico, Energia e Sorrisi gli ha fatto tutta l'assistenza per i 15 giorni di gara. E per cui la pasta asciutta, la Coca-Cola, il prosecco, tutto. Okay, gli ha fatto provare tutto. E Alessandro... Sì. Per cui il mio team ha vinto con Alessandro, ok, l'Arigore. Noi facciamo aiuti umanitari. Per cui... Quella Dante è un'esperienza. Per... una figa. Io dopo la pasta asciutta, certo, che hai detto, io vengo, certo, solo per quello. Non per... Ma lascia stare, io Ciccio, allora, io ti dico solo che ai piedi delle dune... io ho mangiato i gnocchi e i 4 formaggi col prosecco davanti e eravamo i piedi delle dune, fate da un cuoco italiano, che forte, gnocchi e 4 formaggi, zio fanale, cioè, non lo so, allora, no, dicevo, la faccio breve, io collaboro con questo team e facciamo gli aiuti umanitari e facciamo l'assistenza ai piloti in gara. Dunque dal 2009 che io corro ininterrottamente questa gara, tranne i 2 anni del Covid. Ho avuto la fortuna di vincere 2 volte la categoria expert. Ci sono 2 categorie, chi vuole i profi, dove ci sono quelli, gli smanioni, i trentenni che vanno forte, ci sono gli expert, che sono quelli come me, che però sono stato il primo italiano a vincerla e l'unico a vincerla 2 volte. E la figata è che è una gara che, quest'anno avrà solo 120 iscritti perché l'organizzatore vuole ripartire un pochettino con i piedi per terra, ma è una gara che economicamente, rispetto a tante altre gare molto blasonate, ci mancherebbe altro, e molto importanti, dà la possibilità ai piloti di provare a correre in Africa col cronometro, logicamente tutto, con il roadbook, con l'elicottero, con la strumentazione per essere recuperati in caso di rottura della moto,
spendendo 5.000 euro. Quando sappiamo in tutto, diciamo che magari a 5.5 ci aggiunge il volo aereo. Quando sappiamo benissimo che, senza nulla togliere all'importanza che ha, ci mancherebbe altro, anzi, un Africa Eco Race ci va a 13.000 euro solo di iscrizione. Solo l'iscrizione. 1.000 euro di licenza, Fabrizio, la licenza per andare a correre a Dakar o l'Africa Eco Race costa 1.000 euro, la licenza medico-sportiva. Per carità, però, cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire che io ho un carissimo amico, un certo Stigliano, okay, che ha corso anche alla Dakar, ma ha corso anche, ha iniziato con i Tuareg. E ne ha fatto uno, ne ha fatti due, ne ha fatti tre, poi è riuscito a trovare due sponsor ed è andato a farsi le sue Dakar. Poi un po' di sfortuna l'ha avuta, ma vabbè, per carità, però insomma c'è andato, ecco, è questo che dico. Se volete venire in Africa, io il posto ve lo trovo, parlate col vostro capo, venite giù, vi garantisco prosciutto crudo, ok, prosecco, birra e pasta asciutta. Buono. Partiamo col frigo bar, partiamo. No, a proposito, a parte gli scherzi, sono curioso della 48, poi questi giorni sentiamoci, Andrea, non per me, ma proprio per te. Voi due avete la linea diretta, quindi... Esatto. Io il numero ce l'ho. Esatto. Parliamo. No, allora, ringraziamo chi ci ha seguito. Ragazzi, dovete sapere una cosa, sto ricevendo le domande adesso su WhatsApp e su Facebook. Ragazzi, fatele, le collettiamo, le rimando ad Andrea e a Marco. Quindi poi adesso da Ante, Fabrizio, se vedi cose che sono urgenti, cioè, avete il mio contatto, adesso non pubblicarlo, sì. Mi sembra una cosa un po' esagerata, però se c'è bisogno, a parte che io sono in azienda, quindi anche Marco è in azienda, quindi non, sì. Siamo presenti, ripeto, all'italiano di motore. Basta chiamare in azienda. Il nome ce l'avete, quindi non ci sono problemi. Se avete domande, non vi preoccupate. Insomma. Grazie mille. Grazie. Fa parte del nostro lavoro. Okay? Grazie mille. Quindi scrivete le domande, ragazzi, e le faccio avere ad Andrea e a Marco. E poi, comunque, con Dante realizziamo un post dove le elenchiamo e così avete sì, dagli una filtrata, perché a volte la richiesta del peso, qualcuno ha detto deve avere anche una descrizione del mio corpo. No, il corpo non ci interessa, capito? Esatto. Allora le cose devono essere due, le cose devono essere quanto pesi e quanto vai forte, ma non devi mentire. Esatto. E non mettere anche sul peso, esatto, che è peccato. Esatto. Anche il peso possono mentire, mentono tutti. Esatto. Lo so, come diceva il dottor House, tutti mentono. Sì, esatto. Buono. Allora, la diretta, ragazzi, domani pomeriggio sarà sul canale. Io provo sul pagina Facebook a rimettervi il link, perché in realtà è solo una questione di visualizzazione, ma ci dovrebbe già essere disponibile. Io vi rimetto il link sulla pagina Facebook e niente. Andrea, Marco, a settembre-ottobre, se appena volete la 48, una diretta sulla 48 sarebbe stupenda. C'è problema. Basta averla. Sì. Quando vuole. Basta avercela. Basta averla, Forcella, sì, basta averla. Ok. Appena ce l'avete sarebbe perfetto, ok? Perché tanto c'è, lo sai che nel gruppo ci sono parecchi come Dante, bei manici che vogliono sapere, ok? Fabrizio, se posso, mi è venuto così un flash, anche se non... Moglie, che ti chiama? Mi rubano l'auto, Dante.
aspetta che l'ho messo in muto perché lo sta chiamando l'auto. No. Sì, sì, aspetta un attimo. No, veramente, eccolo, aspetta un attimo. Ok, ha smesso, mo vediamo. Quello era l'impianto d'allarme. No, immagini, vediamo un incappucciato. No, ne approfitto, aspetta un attimo, se si siede. Ok. Vai Dante, ultima domanda e poi chiudiamo. Dicevo, poi chiudiamo. No, no, non è una domanda, è un'informazione sì, che do ai ragazzi e se magari trovano il tempo e la voglia. Sto per organizzare una cosa abbastanza importante con la pagina che ci ospita del Yamaha Tenere Italia e con una riunione di tutti quelli che vogliono partecipare per un po' di sano di strada in Sardegna all'ultima settimana di settembre. Se volete venire come ospiti... Siamo alla Transitalia. Allo Svanca? Alla Transitalia Marathon. Marathon, Transitalia Marathon. Scegliamo sempre i weekend sbagliati. Mirko è un amico di dire di no. No, madonna, ma scherzi. Ma va. Poi no, l'importanza è diversa. È un bel evento. Va bene, ci ho provato. Bel evento, sì, lo so, bel evento. Poi ne parleremo dell'evento. Sì. Va bene, ringraziamo tutti a casa. Grazie ancora, un grande abbraccio Andrea e Marco, siete stati gentilissimi. Grande Dante in forma. Grazie mille, ok? Cheers.